e gli occhi neri, gli occhi del diavolo. Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati per questo nuovo video unboxing. Oggi torniamo a parlare di prodotti import con audio italiano, un prodotto 4K di una pellicola cult horror dei primissimi anni 80, stiamo parlando di Quella villa accanto al cimitero di Lucio Fulci, uscito di recente grazie a questa edizione della X-Rated, edizione che comprende sia il film in 4K ma anche il film nel formato 1080p. Abbiamo la traccia italiana in entrambi i formati. Per chi non l'avesse mai visto, stiamo parlando di una pellicola iconica che fa parte della cosiddetta trilogia della morte, girata tra il 1980 e il 1981. Gli altri due film erano Paura nella città dei morti viventi. Di recente vi ho mostrato l'unboxing dell'edizione della Caldron, sempre con audio italiano, e l'altro invece è L'aldilà, che è uscito comunque di recente, qualche anno fa, due anni fa se non sbaglio, grazie all'edizione della Cecchi Gori in un bel cofanetto. Tornando a parlare del film Quella villa accanto al cimitero, con protagonista l'attrice Catriona McCall, abbiamo diversi contenuti speciali interessanti curati da Eugenio Ercolani, di cui parleremo tra pochissimo. In passato era già uscito anche grazie alla Arrow Video nel formato 1080p, ecco qua l'edizione in mio possesso, mentre in 4K è uscita grazie alla Blue Underground, dove c'è praticamente lo stesso identico master dell'edizione americana. Ci sono anche tutti i contenuti extra, che menzionerò tra pochissimo, della Blue Underground, ma qui avremo altri extra che sono stati appunto curati da Eugenio Ercolani. Quindi io direi di cambiare subito angolazione e vediamo un po' che cosa contiene questa edizione della X-Rated. Allora, vediamo più da vicino questa edizione 4K, Das Haus an der Friedhofmauer, Quella villa accanto al cimitero, edizione X-Rated. Devo essere sincero, tra tutte le case, le etichette che distribuiscono Mediabook in Germania, questa è quella che mi piace un po' meno per quanto riguarda la qualità, non so, gli artwork scelti, anche il retro, sempre tutto uguale. Insomma, non mi è mai piaciuta molto la X-Rated per come, diciamo, struttura i Mediabook, e poi molto spesso mettono i sottotitoli obbligatori, anche se fortunatamente per chi possiede come me un lettore Panasonic è possibile rimuoverli, o meglio abbassare i sottotitoli dall'immagine. Edizione questa comunque limitata a 777 copie, la mia è la copia numero 125. Abbiamo tre tracce all'interno, quella italiana, quella inglese e quella tedesca. La mia è la cover A, che include all'interno, oltre a tutti i contenuti extra molto interessanti, sia presenti nell'edizione Blue Underground, ma nuovi, ex nuovi, proprio girati per questa edizione, è incluso anche il CD della colonna sonora del grande Frizzi. Vediamo un pochino quello che c'è all'interno. Versione uncut, fa parte della collana Eurocult, la numero 71. Qui abbiamo la costina, abbiamo queste due striscette che sono sempre presenti in questa edizione della X-Rated. Infatti all'inizio pensavo fosse un problema, magari un taglio durante lo spacchettamento, invece no. Apriamo un po', nel cast comunque abbiamo Catriona McCall, qui abbiamo il disco nel formato Blu-ray con traccia italiana, pellicola che è stata girata dopo E tu vivrai nel terrore, L'aldilà, da molti considerato l'horror più spaventoso del regista Fulci, effetti speciali curati da Gino De Rossi, che aveva già collaborato con Fulci nel film Paura nella città dei morti viventi. Qua abbiamo varie immagini, varie locandine, testo tutto in lingua tedesca. Qui abbiamo il titolo spagnolo, che è la casa al lado del cementerio, La maison près du cimitero. Bella attrice. Qui abbiamo poi altri progetti della Tenebrarum in formato cartaceo. E poi qui abbiamo quindi gli altri due dischi. Quindi abbiamo il disco Ultra HD, il formato 4K del film, sempre con audio italiano, e qui sul retro abbiamo invece il CD della colonna sonora di Fabio Frizzi. Per quanto riguarda quindi i contenuti speciali presenti in questa
edizione della X-Rated. Abbiamo sempre il commento audio curato da Troy Howard. Poi abbiamo una scena eliminata di circa un minuto, questo per quanto riguarda i contenuti extra presenti sul disco 4K. Mentre sul disco extra Blu-ray cosa abbiamo? I vari extra che erano presenti sempre nell'edizione della Blue Underground, ovvero Meet the Boyles, che è un'intervista fatta con l'attrice Catriona McCall e Paolo Malco, che dura 14 minuti. Poi abbiamo Children of the Night, intervista con Giovanni Frezza e Silvia Colatina, che dura 12 minuti. Poi Tales of Laura Gittelson, che è un'intervista con la star Magmar Lassander di circa 9 minuti. Poi abbiamo My Time with Terror, che è un'intervista con Carlo De Meglio, l'attore De Meglio, che dura circa 9 minuti, anche questo con audio italiano. Poi abbiamo Haunted House Story, che è un'intervista fatta con lo sceneggiatore Dardano Sacchetti e Lisa Briganti, che dura 14 minuti. Prossimo extra abbiamo To Build a Better Death Trap, intervista con Sergio Salvati, l'artista degli effetti speciali Maurizio Trani, poi abbiamo Gino De Rossi, Giovanni De Nava, l'attore, extra che dura complessivamente 21 minuti. Poi abbiamo House Quake, intervista con il co-sceneggiatore Giorgio Mariuzzo, che dura quasi 15 minuti. Poi abbiamo un'altra featurette con Catriona McCall, che dura quasi mezz'ora. Infine abbiamo Calling Dr. Freudstein, un'intervista con Steven Trower, che è l'autore del libro The Films of Lucio Fulci, che dura circa 20 minuti. Questo però è un extra in lingua inglese. E questi sono i contenuti speciali che erano presenti anche sul disco della Blue Underground, però in questa edizione abbiamo anche dei contenuti inediti, ovvero abbiamo uno special intervista con Antonella Fulci, un altro con Massimo Antonello Geleng, un'altra intervista con Giorgio Mariuzzo e un'altra con Giannetto De Rossi, curati da Eugenio Ercolani, quindi un compartimento extra davvero molto ma molto ricco. Ricordo che la vecchia edizione della Arrow Video comprendeva anche altri contenuti extra, anche se la maggior parte erano in lingua inglese, quindi non sono stati inseriti all'interno i contenuti extra presenti in questa edizione della Arrow uscita qualche anno fa. Bene, termina qui questo video unboxing dedicato al film Quella villa accanto al cimitero. Vi ricordo che il prodotto può essere acquistato anche dal sito Beyond Media, che è il sito austriaco dove spesso acquisto vari prodotti tedeschi, mediabook e quant'altro, quindi se volete vi lascio il link nella descrizione di questo video. Io vi ringrazio per avermi seguito, se è stato di vostro gradimento metteteci pure un like, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, vi ricordo che Dr. Loomis Channel è presente anche sui vari social, oltre quindi a YouTube è presente anche su Facebook, su Instagram, ma anche su Telegram, quindi se volete scoprire le migliori promozioni o un video, ma anche varie news che riguardano l'on video, aggiungetevi quindi alla chat Telegram Dr. Loomis Channel News and Promo. Grazie ancora per la visione e alla prossima.